Bene ragazzi, io sono Ghisus e oggi si riprende con Airstone. Prima di lasciare il video, ragazzi, volevo ricordarvi che se il video vi piace lasciate un commento, che ne so, mettete mi piace e perché no, pensate di iscrivervi al canale, in modo anche per me capire se quello che faccio serve per qualcuno. Ma continuiamo col video. Oggi siamo qui per parlare di Airstone, più precisamente dell'avversario che sta facendo dannare più persone al momento, il Re dei Lici. Ok. Allora, innanzitutto vi dico che il video di oggi non è un tutorial con tutte le classi singola una per una, perché c'è un fatto particolare che adesso andrò a spiegarvi. Se volete che vi faccia vedere abbattere tutte le classi, il Re dei Lici con tutte le classi, si può anche fare, ma lo ritengo ripetitivo, per il semplice fatto che io sono partito facendo una live su Twitch con il mago e alla fine di 3 ore di live non avevo praticamente portato a casa niente, nada de nada. L'illuminazione è arrivata da, non ci crederete mai, i Marlock. Sì, cioè per battere il Re dei Lich serve un aggro così forte per praticamente tutte le classi che possiamo ritrovare nei Marlock. Ora, non sono qui a parlarvi certo di mazzi che costano poco, perché a voler ben vedere, un mazzo Marlock fatto giusto ha almeno 4 epiche, che sono i due Marlock World Leader e due Megalosauri onesti. Ok? Quindi quando tiri Marlock e i Megalosauri onesti. Sono 4 epiche, è vero. E nel caso del mago probabilmente dobbiamo aggiungere anche blocchi di ghiaccio. Però, questa strategia qua, quindi il mazzo che potete fare e ha più probabilità di funzionare con la maggior parte delle classi è un mazzo Marlock. Ok, so che io vi stia prendendo per il culo effettivamente perché, ehi, è un avversario davvero davvero forte, Re dei Lici. Se mi Citta, cassi lo qui sappiamo nel tutti. vento Portare a uno di vita al mago è una cosa mostruosa. Non sto certo dicendo che questo è il miglior modo di farlo fuori, ma sicuramente ha le chance maggiori. Insomma, una volta che abbiamo sul campo un Marlock World Leader, riusciamo ad adattare tutti i Marlock sul campo, dando che ne so più 3 attacco, Furia del Vento, siamo praticamente in grado di shottare il Re dei Lich prima del settimo turno. Che non è cosa da poco, perché al settimo turno, come tutti sappiamo, tira giù Jelly d'Anima, tutti i suoi amici, e tira giù tutte quella gentaglia lì per il mago, senza una board abbastanza imponente, diventa veramente, veramente difficile. Ok, le uniche tre classi per cui io non ho usato il mazzo Marlock sono state il druido, che ha una strategia tutta sua della serie, riempiamo il mazzo praticamente per la metà di carte inutili che verranno distrutte, cioè servitori da meno di 3 di mana. In questo modo riusciamo a ciclare molto più velocemente. E il resto delle carte sono Jade, cioè carte che riescono a far ciclare molto rapidamente il Jade, perché portandoci il mazzo a 15, dopodiché riusciamo a far passare tutte le carte a una velocità davvero davvero incredibile. In questo caso non è necessario vincere prima del settimo turno. Altre carte che potrebbero essere utili in un tipo di mazzo come questo? Beh, i giganti di magma. Soprattutto nel mago. Perché? Perché il Re dei Lich ci porta uno. Il gigante di magma costa 25 e uno in meno per ogni danno che abbiamo subito in questa partita. Cioè, se noi abbiamo uno di vita, abbiamo subito 29 danni, è facile fare il calcolo. Il gigante di magma ci costa non meno 4, ma 0. Perché, ehi, guadagneremo mana, non si può fare, è illegale come cosa. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lo so, è stato un tutorial abbastanza breve, avete visto sicuramente delle scene dietro che avrò voluto mostrarvi. Non è cosa facile fare fuori il Re dei Lich in questo modo, sicuramente no, ma è il modo più veloce e meno costoso, tra virgolette. Non abbiamo bisogno di praticamente nessuna leggendaria, ma solo di 4 epiche. Ora, 4 epiche sono praticamente l'equivalente di una leggendaria, è vero, però se possono sempre tornare utili. Il mazzo Marlock, poi tra parentesi, è molto molto divertente da giocare, anche soprattutto con i Megalosauri, adesso che danno per esempio Furia del Vento, più 3 attacco, non può essere targettato, più 3 salute, più 1, danno davvero degli effetti
incredibili gli adattamenti. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un commento, mettete un mi piace. E mi raccomando, se il video vi è veramente piaciuto, iscrivetevi, perché ho visto che ultimamente si sono iscritte parecchie persone, probabilmente farò un vlog, perché è tanto che non ne faccio uno, e noi ci rivediamo in un prossimo video o in una prossima live su Twitch. Link in descrizione del canale Twitch. Quindi, bella ragazzi, ciao!